Il ritorno di Belfagor di Antonella Ferrera e Cinzia Tani. Regia di Italo Moscati. La colazione è pronta, principessa. Che ore sono? Le 11. Sai quante ore hai dormito? Perché non mi hai svegliata, Len? Farò tardi. Calma, Marta. Oggi è il 26 dicembre, l'hai dimenticato? È vero, che stupida. Ho la testa per aria. La colazione è di tuo gradimento? Sei un tesoro. Guarda che ho dimenticato il giorno, ma non quello che mi hai detto ieri sera. Non mi hai ancora risposto, però. La mia risposta è sì, Alan. Ti sposerò, ma a una condizione. Che tu mi dica tutta la verità sulla tua famiglia, fino in fondo. L'hai già scoperta da sola. Ma se vuoi infierire, d'accordo, fa pure. Mi hai costretta tu. Ho capito, dove andavi quando hai deciso di partire all'improvviso, dopo che tua madre era venuta qui? Mia madre è venuta qui. Sì, mi ha chiesto di non vederti più. Ma la capisco, forse al suo posto anch'io. Ma sai, è una donna che ha dovuto superare prove molto dure nella vita. Marta, cosa ti è servito andare fino ad Amburgo? Solo a recuperare il mio carillon? L'unico ricordo rimasto a mia madre di quando ero bambino? Sei bravo a cambiare le carte in tavola. Adesso dovrei essere io a sentirmi in colpa. Perché mi hai chiesto di sposarti, sapendo che hai ancora tanti segreti da nascondermi? Non ci sono più segreti. Sai chi sono, sai chi è mia madre e dove vive, sai anche com'è fatta la sua casa. Mio padre è morto. E chi era non è certo un mistero. Almeno tu sai che è morto, io nemmeno quello. Mia madre sostiene che sia stato Ralph Werner, tuo padre, a farlo sparire. È un'assurdità, l'ho spiegato anche a lei, non ne avrebbe avuto motivo. È il ragionamento che mi ripeto ogni giorno per poterti rimanere accanto. Altrimenti non riuscirei... Mi capisci? C'è un altro pensiero, però, che mi tormenta da quando sono stata nella casa di tua madre. Che cosa ci faceva nella libreria il primo volume di Percorsi storici? È il libro che scrisse mio padre prima di sparire. Ne avrei trovati tanti altri sul Louvre in quella libreria. Mio padre era anche un uomo di grande cultura e amava l'arte. Ma è logico che questo per te passi in secondo piano. Sai, eri un bambino delizioso. Dovresti restituire quella foto a mia madre, ma solo quella. Tu puoi avere l'originale, se vuoi. Dovrei detestarti. Invece ti amo. Interrompiamo le trasmissioni per darvi la notizia di un sanguinoso agguato avvenuto questa notte all'interno del Museo del Louvre. Uno degli agenti speciali, appostati in punti strategici dei sotterranei per dare la caccia all'assassino della guardia notturna, è stato accoltellato alla gola e versa ora in pericolo di vita. Secondo alcune indiscrezioni, l'agente era travestito da mummia e proprio le bende avrebbero impedito che il pugnale affondasse in maniera mortale. Il capo della Sûreté, Léon Lacroix, che dirigeva l'operazione... Ale, hai sentito? Cosa c'è? Alla radio. È successa una cosa terribile al Louvre. Questa notte hanno tentato di uccidere un agente. Questa notte? Un'altra guardia? No. Hanno parlato di un agente travestito da mummia. Hanno nominato anche Lacroix. Forse aveva organizzato una trappola per prendere quell'assassino. Invece gli ha ammazzato uno dei suoi uomini. No, no. Per fortuna non è morto. Non è morto? È in fin di vita. Non ho capito molto bene. Chiamo il giornale. Anzi, perché non mi hanno già avvertito dalla redazione? Sono Gossard, mi passi Dubois se c'è? Un attimo. Eccomi. Gossard. Che succede? Perché non mi hai fatto chiamare? La notizia è trapelata solo adesso. L'abbiamo preso anche noi dalla radio. Fra un quarto d'ora sono lì. Tu sai che questo caso è il mio. Marta, tesoro, devo andare. Non mi dici niente prima. Nulla di più di quello che hai sentito. Io vado. D'accordo. Ne approfitto per raggiungere mia madre. Sì, a dopo. Guardi, commissario, sta arrivando il chirurgo. Professore, sono Léon Lacroix, responsabile della Sûreté. Vorrei avere notizie dell'agente. L'intervento è riuscito, ma la prognosi è riservata.
Per fortuna quelle bende hanno impedito alla lama di giungere fino alla carotide, altrimenti... Ma vuol dire che ci sono speranze, allora? Beh, può farcela, ma in ogni caso porterà danni permanenti. Cosa intende? Non potrà più parlare. Le corde vocali sono state recise di netto e la trachea è stata gravemente danneggiata. Tutt'al più potrà arrivare a emettere qualche suono rouco, come chi è stato sottoposto a tracheotomia, capisce che intendo? Comunque adesso pensiamo a salvargli la vita. La ringrazio, professore. Ah, mi scusi... Devo prevedere una scorta qui. È possibile farlo sistemare in una camera un po' defilata? Va bene, ma cercate di non creare troppo movimento. Lo dico per gli altri pazienti. Sì, mi rendo conto. Un'altra cosa, professore. Mi dica. Nessun bollettino medico per la stampa. Ma non vede, sono già tutti là fuori e poi la radio ha già dato la notizia. Beh, un conto sono le indiscrezioni e un altro i bollettini ufficiali. Come vuole lei, dottor Lacroix. La gente tien ducré, mumia uno in codice. Stava lottando fra la vita e la morte. Ma se fosse rimasto vivo, di certo avrebbe descritto il volto del suo aggressore, di Belfagor. Commissario, ha aperto gli occhi. Che Dio lo conservi, altrimenti non me ne darei pace. Ah, ho detto alla moglie che la scorta qui fuori è solo per evitare giornalisti e curiosi. Shh, usciamo dalla stanza. Hai fatto bene, Mersot. Non possiamo angosciarla con l'idea che qualcuno possa intrufolarsi qui per finirlo. Il rischio è reale, vero commissario? Beh, se lo ha visto in faccia, è sicuro che tenterà di ucciderlo. Altrimenti non è detto. E poi quello si muove bene dentro il Louvre. Sembra proprio nel suo ambiente naturale. Qui in ospedale è un'altra cosa. Credi che farebbe fatica a cambiare sembianze se lo volesse? Fino adesso ci ha presi in giro con l'immagine del fantasma. Ma potrebbe diventare un medico, un infermiere o anche un poliziotto. L'agente Etienne Ducreux fa parte di un corpo speciale della polizia addestrato alla cattura di criminali particolarmente pericolosi. Punto. Ducreux pratica arti marziali e conosce bene l'uso di armi non convenzionali. Quando è stato ferito era certamente appostato, virgola, quindi in posizione di vantaggio rispetto al suo aggressore. Punto. C'è da chiedersi se chi si aggira nel Louvre da qualche mese non sia per davvero un essere inumano, inteso come, virgolette, non uomo, chiuse virgolette. Punto. Dubois, io ho finito il pezzo. Ma sulle condizioni della gente non si sa niente, hanno le bocche cucite in ospedale. Il direttore vuole uscire lo stesso con l'edizione straordinaria. Abbiamo messo insieme tutti gli articoli dalla prima apparizione. Ci vogliono un po' di foto. Louvre, Tuileries e il capo delle indagini, Lacroix. Anche quelle di Carl Forster, non dimenticartelo. Io intanto provo a fare un salto all'ospedale. L'hanno portato a Saint-Anne, Rue Cabanis. Vedo se di persona riesco a farmi dire qualcosa. Nel caso ti chiamo al volo. Commissario, i giornali più importanti sono usciti con l'edizione straordinaria. Cosa ha scritto Le Figaro? Me l'hanno solo riferito, ma sembra che questa volta Gossard sia stato molto equilibrato. Ha parlato del corpo speciale e dell'addestramento di questi agenti. Solo alla fine ha avuto la sua solita uscita che allude al fantasma. E gli altri? Gli altri invece danno addosso a noi, dicendo che il riserbo è dovuto al fallimento dell'operazione. Che razza di giornalisti! Non è questo il motivo del nostro silenzio, ma non c'è dubbio che la missione è fallita. Fai solo che Ducreux sopravviva. Il commissario mi ha fatto chiamare. Sì, ho bisogno di ricostruire ancora quegli ultimi minuti. Posso chiederle prima come sta il mio compagno? Può farcela. Posso perdonarmi d'averlo chiamato. Non è il momento di recriminare. Ripeti punto per punto come sono andate le cose. Io ero posizionato dentro la nicchia delle statue egizie, come previsto. Con la mente scandivo il tempo, sapendo che ogni volta che Falco e Guardia 1 passavano davanti a me corrispondeva a 20 minuti. Loro che cosa facevano? Passavano lentamente, con la torcia accesa, a volte in silenzio e a volte parlavano. Si dicevano quelle cose che lei aveva previsto per mettere fuori strada chi eventualmente fosse stato lì in ascolto. Ti sono sembrati credibili? Assolutamente sì. Vai avanti. Guardia 1 e Falco erano appena passati. Stavano allontanandosi, ma li sentivo ancora chiaramente quando ho avvertito un rumore, come di qualcosa che scorre. Ma vagamente, non ci potrei proprio giurare, perché era coperto dai loro passi e dalle loro voci. Ho aspettato e non ho sentito più niente. Così hai chiamato in cuffia il tuo compagno per avvisarlo. La nostra preda invece era già vicino a lui. Deve aver sentito qualcosa, anche se attutito dalle bende, e l'ha aggredito.
Etienne mi ha gridato di intervenire. Io sono scattato. Sentivo che diceva qualcos'altro, ma non ho capito perché stavo correndo. Tempo di arrivare lì. E lui era già disteso con quella chiazza di sangue sulle bende che si allargava sempre di più. Basta così. Puoi andare. Avrai bisogno di riposarti. Vorrei andare a trovare Etienne, se è possibile. No, è meglio di no per il momento. Abbiamo tenuto segreta la tua identità e quella di Falco. Non dimentichiamo che quel criminale è ancora in giro. Da qualche giorno, magari. Il commissario Lacroix fece l'ultimo giro nella speranza di notare quel particolare, quell'inezia che ancora gli sfuggiva. Ma niente. Se ne andò. E quella notte non lasciò nessuno di guardia. Lo avesse saputo, Belfagor ne avrebbe certamente approfittato. Ma che ore sono? Le 6 del pomeriggio. Non è possibile, quanto ho dormito? Mia madre sarà furiosa. Bisogna che la chiami subito. No, è meglio che mi presenti a casa e che l'abbracci. Sì, farò così. Povera mamma Esther. Devo parlarne con il medico. Non è normale che abbia sempre sonno. Questa situazione di Alain mi sta distruggendo. Sì, sono sicura che si tratta di questo. Io non mi sono mai sentita così. Cos'è che mi punge? Guarda, il suo ciondolo. Gli deve essere caduto a terra mentre faceva la doccia questa mattina. Me lo metto io adesso. Alain? Sei tu? Alain? Non c'è nemmeno la spia per vedere chi c'è fuori dalla porta. Ci giurerei di aver sentito qualcuno che scende le scale. Oddio! E se fosse l'uomo di quella sera? Cosa faccio adesso? Io non ho il coraggio di uscire. Forse dovrei avvisare Alain. Dove sarà? In redazione. Certo, in redazione. Dopo quella tragedia che è successa al Louvre. Lo chiamo. Buonasera, mi chiamo Martha Diderot. Può passarmi il dottor Gossard? Un attimo, prego. Gossard o Werner? Come mi dovrei chiamare se ci sposassimo? Ciao Martha, dove sei? Sono ancora a casa tua intendo. Ah, avevo capito che raggiungessi tua madre. Mi sono addormentata di nuovo quando sei uscito e mi sono svegliata adesso. Cos'hai deciso di fare allora? Io veramente ti ho chiamato perché poco fa, mentre ero nel bagno, ho sentito un rumore alla porta. Ho pensato che fossi tu che rientravi, invece... Chi era? Non lo so, ho avuto paura e non ho aperto. Però sono rimasta dietro la porta ad ascoltare e ho sentito qualcuno che scendeva le scale. L'ho sentito chiaramente. Potrebbe essere l'uomo che ho incontrato io l'altra sera mentre ti aspettavo. Forse. Non ti muovere assolutamente finché non arrivo. D'accordo, ti aspetto. Ah, senti Martha, sei ancora lì? Sì, dimmi. Per caso hai trovato... Il tuo amuleto? Sì, era nella doccia, ce l'ho addosso io. Sta tranquillo. Ma i portafortuna sono un fatto personale. Ognuno ha il proprio e per nessuna ragione, nemmeno per sbaglio, lo deve cedere ad altri. Mai dimenticare questa regola. Auto 22 a centrale. Qui centrale, ti ascolto auto 22. Ho informazione urgente per il commissario Lacroix. Chiedo contatto radio. Trasferimento chiamata in corso, resta in attesa. Lacroix, che succede auto 22? Gossard è rientrato, devo segnalare atteggiamento sospetto. Vuoi spiegarti? Prima di entrare si è guardato intorno, come se volesse essere certo che nessuno lo stesse vedendo. E Martha Diderot? Riteniamo sia ancora nell'appartamento di Gossard. Non l'abbiamo vista uscire, nemmeno i colleghi che erano di pattuglia ieri sera. Tenetevi pronti a intervenire, ma non scopritevi, io vi sto raggiungendo, passo e chiudo. Tutto chiaro? Sì, credo ci convenga aspettarlo qui. Ma quello che esce dal portone non è di nuovo Gossard. C'è anche la ragazza, dobbiamo avvisare subito la Croix. Vieni Martha, la macchina è qui. No, aspetta, voglio lasciare qualcosa a questo poveretto. Ecco, tieni, che ti portino bene. È qualche giorno che sta accucciato lì per terra. Fa una gran pena con questo freddo. Eppure quel volto mi sembra noto. Dai, sali.
Dopo che mi hai telefonato in redazione, non hai più sentito alcun rumore alla porta? No, niente, assolutamente. Alain, ci ho riflettuto mentre ti aspettavo. Io sono convinta che fosse l'uomo che ho incontrato l'altra sera. Non mi posso dimenticare l'espressione di odio che aveva negli occhi mentre pronunciava Werner. È lui di certo, anche se agirà per conto di un'organizzazione. Sì, sì, ho capito a cosa alludi. Ma a quella è una fondazione che vuole solo assicurare alla giustizia chi si è macchiato di crimini contro gli ebrei. Io non ho commesso alcun crimine. E poi non mi riferivo alla Wiesenthal, se è questo che intende. Guarda chi c'è fermo al semaforo. La Croix, vedi? Due auto più in là. Proprio una fatalità, direi. Non essere così, Alain. La Croix! La Croix! Sono Marta! Dottor Gossard? Dottor Gossard? Dottor Gossard? Sono l'inquilino del piano di sotto. C'è una busta per lei. Eppure ero convinto di averlo sentito mentre saliva. Sai che cosa faccio? Gliela infilo sotto la porta. Alain Gossard, alias Alain Werner, aveva da poco lasciato Marta con il commissario Lacroix e anche i due poliziotti che lo seguivano erano spariti dalla sua vista. Era finalmente solo. C'è la luce accesa lungo le scale. Si spegne ogni tre minuti, quindi deve essere passato qualcuno da poco. Ah, dottor Gossard, buonasera. Buonasera. E proprio adesso le ho lasciato una busta sotto la porta. Sa, non ci incontriamo mai. Grazie, è stato davvero gentile. Via libera. Cosa non farebbe la Croix per proteggere Marta da me? Sarà stata Esther di Droa a dirgli di mio padre. Quella donna mi detesta sul serio. Ah, ecco la busta. Solo una bolletta. Cos'è questo rumore? Chi sei, bastardo? Chi sei, bastardo? Sei morto! Ebbe la meglio chi gli aveva teso l'agguato. Alain Werner, ferito, cadde a terra con un'ultima immagine davanti a sé. Due occhi neri che lo fissavano. Poi fu il buio. Commissario? Buonasera, Merceau. Novità sul nostro Ducroe? Buone, sembra fuori pericolo. È passato il chirurgo poco fa, è cautamente ottimista. Finalmente una buona notizia. Tutto tranquillo qua? Tutto tranquillo. I giornalisti stanno là fuori in attesa di sapere qualcosa, ma non creano problemi. Li ho visti entrando. Non hanno nemmeno provato ad avvicinarmi. Beh, ha una faccia, capo, non stento a crederci. Ma problemi? Sì, sono preoccupato per Marta. È totalmente plagiata da quel Gossard. Quel Werner, vorrà dire. Sì, da quello. Le ha anche regalato un anello di fidanzamento per Natale. A proposito, oggi non si è visto qui. Non mi sembra. Strano, in effetti. Signori, posso disturbare? Senti tu, Merceau, io per oggi ne ho abbastanza. Puoi dire a me, agente? Dalla centrale hanno detto che Alain Gossard ha subito un'aggressione all'interno del suo appartamento. Grazie, ci metteremo subito in contatto. La Croix? Credo che questa giornata sarà ancora molto lunga. Non riesco a capire. Avevo messo una pattuglia sotto casa di Gossard. Era lì per controllare Marta, ma avrebbero dovuto accorgersi se c'erano strani movimenti. Va a finire che quel bel tipo di Gossard è anche lui una vittima. Mi sembra presto per trarre queste conclusioni. Eccoci a casa Gossard. Un bel casino anche qui. Fateci passare, largo, largo. L'abbiamo messo sul letto. È già arrivato anche il medico. Non toccate, non spostate niente, d'accordo? Ai suoi ordini, commissario. Dottore, è cosciente? Sì, ma il problema sono gli occhi, è stato accecato. Gossard, se la sente di parlare, sono la tua. Lui era nascosto in casa. Mi scusi, commissario, ma suggerisco il trasferimento immediato all'ospedale. Non sappiamo che cosa gli hanno buttato negli occhi. Va bene. Merceau, segui l'ambulanza e cerca di farti dire tutto quello che ricorda. Io rimango qui a dare un'occhiata. Allora, trovato niente qui? Niente di rilevante per il momento. Si vedrà dalle impronte. Ne dubito. Guarda qui, i vestiti di Marta. Come ha detto, commissario? Niente. Testimoni? L'inquilino del piano di sotto. Non ha visto proprio l'aggressore, ma dice di aver notato movimenti strani. Ci voglio parlare.
Lo avete lasciato solo. Tutti dubitavate di lui. E adesso cosa gli hanno fatto? Si calmi, signorina Marta. Io gli ho parlato. Sta bene. Gli occhi. Cosa gli hanno fatto? Gli occhi. Voglio andare da lui. Lasciatemelo vedere. Entri, ma non si impressioni. È bendato. Amore, sono qui. Dove sei? Dammi la tua mano. Cosa ci sta accadendo? Tu non c'entri, lo sai. Come stai? Sto bene, a parte gli occhi. Sono sicura che guarirai. Cosa stai facendo? Ti sto rimettendo al collo il tuo portafortuna. Lo avevo io, ricordi? Non penserei che creda queste cose. Non fare finta, so quanto ci tieni. Vai a casa adesso, credo che sia già molto tardi. D'accordo, torno domani. Dirò alla Croix di mandare qualcuno a proteggere anche te. Anche me? Non ti hanno detto che sei al Saint-Anne? Pensa, su questo piano c'è anche l'agente che è stato ferito l'altra notte al Louvre. Ho visto la scorta davanti alla sua camera. Si sa come sta. Signorina, le devo chiedere di uscire. Non è consentito a quest'ora. Ha ragione, mi scusi. Dormi, tesoro. Rimase solo. Nel buio dei suoi occhi bendati e della notte, poté cogliere la suggestione di alcuni rumori che giungevano dal grande edificio. Tutto rimbombava in modo sinistro negli ampi corridoi. Merso, se non te la senti, possiamo riprendere domani. Io rimango finché rimane lei, commissario. Come l'ha presa, Marta? Ci hai parlato? Malissimo. Adesso dice che tutti ce l'hanno con il suo Alain. Devo interrogare anche lei, lo sai? Marta? Ho sentito un testimone prima, uno che abita nel palazzo di Gossard. Il signore del piano di sotto? Me l'ha detto Marta che hanno visto un tipo sospetto che scendeva le scale qualche sera fa. Potrebbe essere lo stesso che si è infilato in casa oggi. 35-40 anni, capelli scuri, molto mossi, alto, magro, pelle olivastra. Facciamo tratteggiare l'identikit e distribuiamolo a tutte le pattuglie. In casa ha trovato niente? Niente, anche troppo anonima per essere abitata da un giornalista. Non c'è oggetto, libro, quadro che abbia un sapore di, come dire, di vissuto. L'unica nota creativa, per quel poco che ho visto, mi è sembrato il dipinto sulla parete. Il trompe l'œil, vuoi dire? Nemmeno quello è un granché. Lei proprio non lo sopporta, commissario, eh? Avanti. Marta, che ci fai qui? Ho bisogno di parlarle. Ah, e io di un caffè. Ci vediamo fra un po'. Potevi chiamarmi, ti avrei raggiunto ovunque. Arrivo dall'ospedale, ero già sul taxi. Cosa posso fare per te, Marta? Ho una storia da raccontarle. Ti ascolto. Alain Gossard non è Alain Gossard. Lo so. La mamma, vero? Non hai diritto di giudicarla. È preoccupata per te. Fino a che punto sa, così mi risparmio tante parole inutili. So tutto, è il mio mestiere. Tu vuoi aiutarlo, vero? Ho paura che la prossima volta qualcuno possa... Allora ricordi qualcosa di più dell'uomo che scendeva le scale? Proprio adesso, mentre andavo a casa, c'era qualcosa che mi arrovellava il cervello. Dimmi, cosa? Da qualche giorno, sotto casa di Alain, c'è un mendicante. L'ho visto anche oggi, gli ho fatto l'elemosina. Quando sono andato io, dopo l'aggressione, non c'era nessuno. Lo avrei senz'altro notato. Non l'hanno visto nemmeno i miei uomini. Ma prima c'era, ed era lui, l'uomo che avevo visto sulle scale. Come fai ad esserne certa? Gli occhi, gli stessi occhi. E poi quel volto scavato, un po' olivastro. È importante quello che mi dici, ma dovresti cercare di sforzarti per darmi qualche elemento in più. Non mi viene in mente altro al momento. Mi sono permesso di portarvi due caffè. Oh, hai fatto benissimo, Merso. E poi, già che c'ero... Ma che ore sono? Sono già usciti i giornali. Alain Gossard, aggredito nel suo appartamento a Parigi. L'editorialista di punta del Figaro... Forse al centro di una vendetta per i suoi articoli graffianti sui fatti del Louvre. Le sembra un'ipotesi sensata, la Croix? È difficile dirlo. Una cosa è certa, però. Chi ha preso di mira il Louvre è disposto a tutto. Magari Alain ha avanzato delle ipotesi che si avvicinano alla verità. Credo che sia meglio rimandare a domani queste considerazioni. Che ne dici, Merso? Ben detto, commissario. Allora io vado. La saluto, signorina Didrot. Grazie di tutto, tenente. Un attimo. Ecco, ora ricordo. Cosa, Marta? Sì, il tatuaggio. Mi è venuto in mente vedendo quello del tenente Merceau sul polso. Anche quel finto mendicante ne aveva uno. Lo ricordo benissimo. L'ho visto quando ha allungato la mano per prendere i soldi. Cosa rappresentava? Si capiva? Un numero. Era un numero di quattro cifre. Finiva con 2-1. Sì, 2-1. I detective si guardarono con aria d'intesa.
mancavano le prime cifre, ma quel numero riportava di certo al periodo oscuro dei lager. In silenzio scandirono nella loro mente un solo nome: Dominique Noah. Signor Gossard, devo dirle che sono molto soddisfatto dei suoi progressi. Non credevo che in 3 giorni soltanto potesse recuperare quasi completamente la vista. Io però non riesco a tenere gli occhi aperti, professore. È normale, non sono più abituati alla luce. E poi gliel'ho già spiegato, è stato necessario intervenire sul cristallino. Comunque, per oggi le lascerò ancora le bende. Le sostituiremo solo per le medicazioni. La ringrazio. Professore, si è capito quale sostanza mi è stata spruzzata? Un insetticida. Una bomboletta che con tutta probabilità l'aggressore ha trovato in casa sua. Mi creda, l'è andata bene. Posso? Venga, venga, signorina Didreau. Ho appena terminato la visita. Domani esco, sai. È meraviglioso. Ma le bende? Solo per oggi ancora. Anche se credo mi dovrei fare da guida per un po'. Ti affiderai a me? Ciecamente. La Croix, tenente Merceau, buonasera. Quante visite oggi. Come va, Gossard? I suoi occhi? Stavo proprio dicendo a Marta che domani mi dimetteranno. Fino all'ultimo però dovrò tenere queste bende, non resisto alla luce. L'importante è che se la sia cavata. Certo, poteva andarmi molto peggio. Comunque volevo ringraziarla. So che in questi giorni c'è sempre stata una scorta qui fuori. Per tutelarla da eventuali ulteriori tentativi di aggressione, anche se non credo sinceramente. Perché non crede? Se quell'uomo avesse voluto ucciderla, avrebbe potuto farlo là in casa. Lei era a terra, accecato e svenuto. Più di così. Probabilmente si trattava di un avvertimento, allora? Affinché lei smetta di scrivere articoli su Belfagor? Ma avremmo proprio a che fare con uno psicopatico. Per fortuna ha fallito anche con quel suo agente. Ho sentito che fa parte di un corpo speciale. Con lui invece ha fallito solo perché gli è andata male. E comunque il nostro agente non se l'è cavata bene come lei. Oh, mi dispiace. L'importante è che sia vivo. Bisogna vedere in che modo è vivo. È in coma, forse? Vedo che lo spirito del segugio non l'abbandona nemmeno in un letto d'ospedale. La saluto, signor Gossard. Stia bene. Ciao, Marta. Commissario, mandi a casa quei ragazzi là fuori. Come ha detto lei, io non corro alcun pericolo. Un giorno in più non cambia. E poi, messo così, meglio che qualcuno veda chi entra e chi esce. Anche Marta se ne andò dopo poco. E Alain rimase solo, al buio, a pensare. Costretto e impotente dietro quelle bende, fu sul punto di strapparle. Forse perché sentì che qualcuno lo stava osservando a sua insaputa. Chi c'è lì? Shh, non urli così! Sono la caposala. Oh, mi scusi, non l'avevo sentita entrare. Non si preoccupi. Posso chiederle un favore? Certo, mi dica. Perché avrà chiesto di vederla proprio a quest'ora, il direttore? No, sono io che ho bisogno di incontrarlo. Commissario, tenente, buonasera. Eccomi, sono a vostra disposizione. Accomodatevi. Buonasera, direttore. Mi spiace averla scomodata a quest'ora, ma non le farò perdere molto tempo. Devo chiederle alcune informazioni. Prima però devo farle una raccomandazione. Mi dica. Non deve parlarne con nessuno, tantomeno con Marta Didreau. La dottoressa Didreau è una delle persone più fidate. Lo so, ma d'ora in poi voglio che rimanga fuori da queste vicende. E non mi chieda il perché, la prego. Va bene, non parlerò. Allora, che informazione le serve? Lei sa che durante la guerra una squadra di SS aveva posto la propria base logistica dentro al museo? Sì, ne sono a conoscenza. Peraltro a quell'epoca, anche se ero giovane, ne avevo sentito parlare. Ho ragione di pensare che esista un dossier che riguarda i movimenti dei tedeschi dentro al Louvre. Accatastarono centinaia di opere d'arte trafugate durante i rastrellamenti. Sa anche questo, vero? Sì, il dossier esiste. Lo scrisse Jean-Paul Didreau. Era l'unico rimasto qui dentro. Direttore, ho bisogno di leggerlo. Non so se posso. Mi metto in difficoltà. Vede,
ci sono indicazioni che portano a nomi importanti dei vertici nazisti. Quanto basta per scatenare ancora oggi incidenti diplomatici di portata inimmaginabile. Si fidi di me. D'accordo. Mi aspetti qui. Commissario, come lo ha saputo? Esther Diderot, me l'ha detto lei. Ecco il dossier. Grazie, grazie. Ecco. Tutto, riportava tutto. Povero Jean-Paul. Lei lo conosceva? Diciamo di sì. Ecco, colonnello Ralph Werner. Praticamente descrive il giorno in cui prese il comando. Le dice qualcosa quel nome? È solo una traccia, mi lasci leggere, la prego. Ma dal 20 novembre 1942 non c'è più nulla. Beh, dovrebbe sapere che dopo quella data il professor Diderot scomparve. No, di lui si perse traccia un mese dopo. L'ultima volta che lo vidi era il 18 dicembre. È un giorno che non posso dimenticare. Ma cosa sta dicendo? Lei ne sa qualcosa? Direttore, mi permetta. Non è lei che deve fare domande qui, né trarre conclusioni. Mi scusi, non volevo. Senta, direttore, allora questo dossier lo tengo io per un po'. Non posso lasciarglielo. Chi ha detto che non può? Lei invece me lo lascia. E non dirà a nessuno del nostro incontro. Intesi? Va bene, d'accordo. Posso chiederle soltanto dove ci dovrebbe portare tutto questo? A Belfagor, direttore. Un tuono in quell'istante sembrò spaccare in due il museo e una pioggia di rotto rese l'atmosfera ancor più cupa. Lo stesso accadde intorno alla Tour Eiffel. L'ospedale Saint-Anne, lì vicino, rimase per qualche istante al buio. Hai sentito? Certo che ho sentito. Stavo giusto pensando a mio figlio. Sarà là che piange. Ha paura dei tuoni, sai, 3 anni. No! Ho sentito come un lamento venire da dentro la camera. Che aspettiamo allora? Andiamo subito a vedere. Sembra tutto a posto qui. Gossard forse sognava. È molto probabile. Dorme, dorme tranquillo. Si intravede con la luce che viene da fuori. Dai, usciamo. Bravi. Così. Adesso voltatevi. Tu sei bello alto. Mi andrà perfetto la divisa. Adesso fatevi un bel sonno. Ecco, laggiù, in fondo al corridoio. È lì la stanza di Ducru. C'è un poliziotto di guardia. Ciao, collega. Hai montato il turno adesso? Stai di guardia al giornalista, vero? Non ci siamo mai incontrati in questi giorni. Mi chiamo Philippe. Ehi, ti hanno cucito la bocca. Così, sulla seggiola, e stai dritto. Eccomi, Philippe, vai pure tu adesso. Ma che fai? Dormi? Guarda che se ti becca... Così, adesso dormi anche tu. E adesso noi, mummia uno... Sei? Ti trovo anche al buio, lo sai? Ecco. Sei lì. Riesco a vederti nel letto. Ora capisco. Ti ho squarciato la gola. Peccato. Se non ti fossi travestita da mummia, ti avrei ucciso. E in fondo avresti sofferto di meno. Cosa fai? Pensi di potermi beffare una seconda volta? Ricordati, non ci sarà una seconda volta.
No, parli da qualcuno. Buonanotte, sorella. Grazie per la coperta. È così freddo questa notte. Se ha bisogno, mi chiami pure. Sono in quella stanza là. Povero caro. Deve essere sfinito. Sei sveglio, tesoro? Mi ero allontanata un attimo per prendere una coperta. Oh, grazie, agente. È stato davvero gentile. Lui si lamentava. Si può sapere che cosa c'è? Perché sei così agitato? Ti senti male? Mi fai preoccupare. Vado a chiamare qualcuno. Perché mi stringi così? Non vuoi che vada via, ho capito. Vado solo a chiamare la suora, non è lontano da qui. Il campanello. Ma vuoi che suoni il campanello? Svegliamo tutti, ci sono altri malati che dormono. Sii ragionevole. Guarda, lo dico al poliziotto qui fuori, andrà lui a chiamare la suora. Chissà dov'è il poliziotto che era qui. Sarà andato nel bagno. Sveglierò l'altro, pazienza. Senta, scusi. Mi scusi. In pochi secondi sbucarono dalle stanze malati, parenti, infermieri e medici del turno di notte. Non vi fu piano dell'ospedale immune dall'ondata di panico. La calma non tornò nemmeno quando di lontano si sentirono sopraggiungere le sirene della polizia. Commissario, vede che abbiamo fatto bene a rimanere a lavorare anche stanotte? Ci avrebbero tirato giù dal letto comunque. Vai più veloce, Merso, dai, spedito. Il nostro agente è vivo, per fortuna. Voglio vederlo coi miei occhi. E speriamo che lo siano anche gli altri. Allora? Un paziente e quattro poliziotti narcotizzati. L'agente Ducre è vivo per miracolo. Lei chi è, scusi? Un medico. Ero di guardia stanotte. Chi è il paziente narcotizzato? Quello della stanza 220, il giornalista. Alain Gossin? Sì, lui. Nessuno si è ancora completamente ripreso. Quindi non sono in grado di parlare? No, sono in uno stato di semi-incoscienza. Fra qualche ora, magari. Commissario, laggiù c'è la moglie di Ducre. Possiamo sentire lei intanto? È l'unica, peraltro, che ha visto qualcosa. Dice che un poliziotto ha aggredito il marito. Un poliziotto? Parliamo con lei, per favore. Penso io. Commissario, stava di nuovo per ucciderlo. Si calmi, la prego. Lei ha ragione. Su, non faccia così. Sono entrata in camera e quello era lì. Si rende conto? Poteva ammazzarci tutti e due. Guardi che suo marito non è il tipo disposto a svendere la pelle. Questo è certo. Quel maledetto non ce l'ha fatta. Se la sente di raccontarmi tutto da capo. Senta, per piacere, io sono di Parisoire. Adesso sì. Merso, vai tu a vedere che succede, per favore. Subito, capo. Allora, signore. Tenente, glielo spiega lei a questo signore che non si può entrare. Si calmi, innanzitutto. Io mi calmo. Camminate lì, per favore. Ma tornerò ad agitarvi. E farò scoppiare il finimondo se nessuno gli darà notizie di Alain Gossin. È un nostro collega. Ah, lei è del Figaro. Perché usa questo tono? Perché non sa che cosa rispondere, eh? Gossin ha rischiato di essere ucciso. È rimasto quasi accecato e adesso narcotizzato da un pazzo che si aggira tra musei ed ospedali. Tutto questo senza che dalla polizia giunga alcun commento. Anzi, si avverte un certo ostracismo nei suoi confronti. Forse perché è arrivato più in là di voi? Più in là di Léon Lacroix, il grande capo della Sûreté parigina? Può scegliere se calmarsi e ritrovare l'uscita o seguirmi in questura per offesa pubblico ufficiale. Io me ne vado, ma le suggerisco di non perdersi il numero che sarà in edicola fra poche ore. Quella notte inquietante e inquieta doveva ancora concludersi. Appena saputo, potevi farmi avvisare. Sapevo che saresti arrivato. Ti hanno tolto le bende. Come vedi, amore? Non benissimo ancora. Ho il problema della luce. Comunque voglio andarmene. Sei venuta con la tua auto? Ma non puoi. Posso, ho già firmato l'uscita. Non intendo rimanere qui dentro un minuto di più. Che ne dica il tuo commissario? Ho visto. Sul Figaro c'è un attacco durissimo. Io non c'entro. Il pezzo era già uscito che stava ancora sotto effetto del narcotico. Capisco il tuo stato d'animo. Ma sono certa che presto, quando questa storia sarà finita, si chiarirà tutto fra voi due. Mentre ti prepari, vado a ritirare gli esiti delle mie analisi. Faccio in un momento. D'accordo. Quali analisi? Esami di routine. Una fissazione di mia madre. Dice che sono sciupata.
Nei giorni scorsi, visto che venivo qui da te, ne ho approfittato per accontentarla. Commissario, ho appena sentito l'ospedale. Il nostro agente è ancora sotto sedativo, ma le sue condizioni sono buone. Deve avere qualcuno lassù che lo protegge. Speriamo che presto sia in grado di darci delle indicazioni. Ah, nel trambusto di ieri ho dimenticato di dirle una cosa importante. Guardi bene. È l'ingrandimento di quel segno tracciato a terra col sangue. Sì, certo. Ma è venuto fuori qualcosa di interessante. Forse siamo riusciti a capire che cosa ci ha lasciato detto il povero Antoine prima di morire. È una croce egizia. E siccome la sua forma ricorda una chiave, è conosciuta anche come chiave del Nilo o anche chiave della vita. Simboleggia qualcosa, immagino. La vita, appunto. E la sopravvivenza dopo la morte. Guardi com'è fatta. Una croce a T coronata da un ovale. Se poi questo ovale è rappresentato da un serpente che si attorciglia, è anche simbolo di saggezza e di eternità dopo la morte. A te ricorda niente, Mersault? Non so perché, ma ho la sensazione di aver visto recentemente questa immagine. Comunque tutto torna. Croce egizia. Con Belfagor si sposa perfettamente. La Croix, chi parla? Leon, sono Esther. Possiamo vederci? Sei a casa? Ma che ti succede? Ho ricevuto un'altra telefonata. Arrivo subito, aspettami. Mersault, vado da Esther Diderot. Tu intanto vai a Saint-Anne e senti i poliziotti uno ad uno. Ancora una volta. Voglio un identikit dettagliato. Voglio capire se corrisponde a quello di Dominique Noah. D'accordo, quando ho novità la chiamo. Com'è l'impatto con la confusione? Oggi è l'ultimo giorno dell'anno. Guarda che frenesia che c'è in giro. È vero. Ho perso la cognizione del tempo in ospedale. Avevi voglia di andare da qualche parte stasera? Stai scherzando? Non potresti mai nelle tue condizioni. E poi non me ne importa proprio niente. Sai cosa facciamo? Ci organizziamo una bella cenetta noi due soli, a casa. Ti adoro. Adesso andiamo a fare la spesa dove dico io. Vedrai che cosa metto in tavola. Ti chiedo una cosa, poi non ne parliamo più, almeno per oggi. Ho capito. Vuoi sapere di mia madre? Dirà che da quando stai insieme a me... Lei non dice più niente. Credo che le basti sapere che la Croix non mi fa perdere d'occhio un solo istante. Chi è? Sono io, Leon. Perdonami, Esther. Sono rimasto bloccato al commissariato. Mangi qualcosa insieme a me? Perché no? Raccontami allora. Era la stessa voce dell'altra volta. Si capiva che teneva qualcosa davanti alla bocca. Io ho detto, pronto, pronto, e nessuno rispondeva. Ho capito subito che era lui, anche dal respiro. Mi metto i brividi a pensarci. Quando è che ti ha detto qualcosa? Quando ha capito che anch'io avevo capito. A un certo punto sono rimasta io in silenzio ad aspettare. E lui ha detto, l'epilogo è vicino. Anche se i morti non potranno resuscitare. Il tono com'era? Piatto, come se non volesse far trapelare nessuna emozione. Ma io non ho avvertito odio, non mi è sembrato una minaccia. Allora non mangi niente? Sì, sì, fammi tu il piatto. Lo sai, vero, che cosa è successo questa notte al Saint-Anne? Certo, basta accendere la radio, la televisione, ne parlano tutti. Che schifo l'attacco che ti ha mosso la Figaro. Ci sarà Gossard di mezzo, senz'altro. Sai che non lo difendo volentieri, ma quando è uscito il giornale stava ancora dormendo alla grande per effetto del cloroformio. Sarà, ma continua a non farmi pena. Nemmeno a me. Soprattutto da quando ho messo mano a quel dossier che mi dicevi. Sei riuscita ad averlo? Lo sapevo. Io sapevo che Jean-Paul lo stava scrivendo. Lo vedevo ogni sera, chino sulla sua scrivania. Ma appena mi avvicinavo lo chiudeva e faceva finta di niente. Parlava di Ralph Werner, del suo arrivo al Louvre con la squadra delle SS. Lo sapevi che erano là per raccogliere e custodire tutte le opere d'arte trafugate? Jean-Paul scriveva dettagliatamente tutto quello che vedeva entrare dopo i rastrellamenti. Tutti i beni rubati agli ebrei, allora? Presumo di sì. Ma sai chi c'era dietro quell'operazione? Hermann Göring. Ti dice niente questo nome? Göring? Ecco perché Jean-Paul è sparito. Prima lo hanno usato, poi ucciso. Certo, era un testimone troppo scomodo. Quello che non riesco a capire è il perché, da un certo momento in poi, lui avesse smesso di scrivere. Risale circa un mese prima della sua scomparsa. Un mese prima, hai detto? Ma sì, quando quel nazista si è presentato a casa nostra. Quella data me la ricordo molto bene. Era il 20 novembre. Sì, è proprio da quel momento che Jean-Paul ha interrotto il dossier. Esther,
C'è qualcos'altro sotto. Qualcosa in cui è stato coinvolto per colpa di Werner. Cerca di ricordare bene. Proprio non ti viene in mente nient'altro. Guarda che è proprio qui l'anello di congiunzione fra il sedicente Alain Gossard, suo padre e i morti dentro e fuori del Louvre. Te l'ho già detto. Werner lo ricattava per me e Martha. Sapeva che eravamo ebrei. Ma Jean-Paul non mi ha mai voluto dire che cosa gli avesse chiesto in cambio della nostra salvezza. Ecco, l'unica cosa è quando mi disse che non ci potevamo più fidare di lui, perché aveva saputo che il nostro cameriere era caduto nella trappola di Werner. Fu trovato ucciso. Nessuno gli ha detto un gran peso. Ebreo anche lui, povero Noah. Noah, hai detto? Sì, il padre di Dominique, ricordi? Chissà che brutta fine ha fatto anche lui. Dominique è vivo? È vivo. Come lo sai? È lui che ti telefona, Esther. Lo sapevi? E perché non me l'hai detto prima? Non potevo. Dai, rispondi al telefono. Sarà Martha. È al Louvre oggi? No, aveva qualche giorno di ferie. Allo? Sì, è ancora qui. Glielo passo subito. È per te, la croata. Chi è? Il tenente Verso. Ah, novità? Bene, comincia a chiedergli qualcosa. Come sarebbe vuole solo me? Va bene, arrivo. Ah, Merso, ascolta. I poliziotti e Gossard, li hai già sentiti? Quando è stato dimesso? D'accordo, fra poco sono lì. Ho capito bene. Gossard è uscito? Sì, assieme a Martha, purtroppo. Lo dovevo immaginare. Ralph Werner era l'ossessione della sua vita. Sentiva il malessere che quel nome era in grado di generare. Ritornava prepotentemente a galla ogni volta che sentiva parlare di Alain Gossard. Non era soltanto l'inquietante somiglianza, ma qualcosa di diabolico che solo lei, Esther, riusciva a cogliere negli occhi. Quanta roba abbiamo comprato questa sera? C'è anche domani, è il primo dell'anno. Che razza di casino. Questi sono stati i poliziotti. I poliziotti, certo. Adesso mettiamo a posto. Guarda, hanno frugato dappertutto. Neanche fossi stato io il criminale. Ci avrei giurato che andavi subito a vedere nello studio. Il tuo pensatoio. Dispiace se telefono a mia madre. Le devo dire che non rientro questa sera. Certo, avvisala. Mamma, sono io. Tutto bene? Dove sei, tesoro? È da questa mattina che non ti sento. Sono da Alain. È stato dimesso, sta bene. Volevo dirti che questa sera rimango da lui. E tu come stai? Hai ritirato gli esami del sangue? Ah sì, sono tutti perfetti. Ci devo credere? Perché dovrei dirti una bugia? D'accordo. Trascorri una buona serata. Ciao, mamma. Gli esami? Li ho messi nella borsa senza neanche guardarli. Ah, eccoli. Negativo, negativo, nella norma, negativo. E cos'è questo il rosso? Datura. Ma che significa? Ah, qui in fondo c'è scritto qualcosa, vediamo. In considerazione si consigliano ulteriori accertamenti tossicologici. Sei già sotto la doccia? Sì, voglio togliermi di dosso l'odore dell'ospedale. Ne approfitto per fare un saluto anche ad Annette. Ah sì, falle anche i miei auguri allora. D'accordo. A chi posso chiedere? Già, alla farmacia. Devo trovare il numero. Dov'è l'elenco? Ah, eccolo. Allora, FF Farmacie. Beh. Scusi, sono Martha Didrot. Si ricorda di me, dottoressa? Avrei bisogno di un'informazione. Ecco, vorrei sapere che cos'è la datura. Sì, insomma, in quale farmaco può essere presente. Grazie, aspetto, è davvero gentile. Forza, fai veloce, dai. Ah, eccomi, l'ha già trovata. Come sarebbe? Allucinogeno, ha detto. È sicura? Ducrue, sono venuto perché so che vuoi dirmi qualcosa. È così? No, no, ma non sforzarti. Rispondimi solo con un cenno del capo. Sì o no? Eh? Bene. Allora, io ti faccio le domande. Un uomo vestito da poliziotto è entrato in questa stanza e si è avvicinato a te? Sì? È così? E ti ha minacciato?
Ti ho detto di non sforzarti. Non puoi parlare ancora. Tanto io ti capisco lo stesso. Allora, mi confermi che ti minacciava? Sì. Vedi che ci intendiamo? Adesso ti chiedo, l'uomo vestito da poliziotto era lo stesso di quella notte al Louvre? Sì? Sei sicuro? No, aspetta, cosa vuoi dirmi? Aspetta, vuoi da scrivere? Ecco, tieni. Occhi chiari. Sì, aveva gli occhi chiari, ma mi devi dire se è lo stesso del Louvre. Gli occhi chiari non sono un indizio sufficiente. È lui, non ci sarà seconda volta. Ti ha detto che non ci sarà una seconda volta, ti ha detto così. Sì, adesso devi dirmi se aveva una maschera quando l'hai visto nei sotterranei, sì o no? Sì, ce l'aveva. Ma, no, scusa, cosa significa quel gesto? Ah, ho capito, vuoi dire che l'ha tolta. E non hai visto nient'altro, solo gli occhi. Non ricordi niente di particolare. Aspetta, ti do un altro foglio. Tieni. I capelli, ho capito. Gli hai visto i capelli quando si è tolto la maschera. Sì, ma scusa, cos'è questo? Perché insisti su questo punto della fronte? Cosa aveva, una cicatrice? No, erano i capelli che gli scendevano. Ha una frizza bianca sul ciuffo che gli scende sulla fronte. Alain Gossard. No, Alan Werner. Ci ha beffati. Adesso ricordo, la chiave del Nino l'ho vista appesa al suo collo, Merceau. Cosa dicevi che significa se c'è un serpente attorcigliato? Hai preparato una cena straordinaria. Non fai che stupirmi, amore. E non sono finite qui le sorprese. Leggo nei tuoi occhi una velata provocazione. Facciamo un brindisi a noi due, anche se non è mezzanotte? Perché no? Sono già qui i bicchieri. Per lo champagne ci vuole il flutto, tesoro. Prego. Cin cin. Un momento. Mi stupisco di te, Alain. Per lo champagne ci vuole un'altra musica. Cosa preferisci? A te la scelta. I principali composti attivi della datura comprendono anche la scopolamina, considerata sostanza allucinogena. È incolore, insapore, annulla la volontà. Chi sei? Che intenzioni hai per questa notte? Vuoi darmi la dose letale e uccidermi? Oppure cosa vuoi da me mentre sono niente, in balia totale del veleno che da mesi mi metti in corpo? Io ti sfido, Alain Werner. Voglio vedere chi è il mostro che si muove nella notte. Appena scoccata la mezzanotte di quel 31 dicembre 1966. Parigi era in festa come il resto del mondo. Nell'esplosione di gioia e di fuochi d'artificio si confondevano, fino a perdersi, i movimenti di un gruppo di uomini appostati dentro a un pulmino. Allora, due di voi con me sulle scale. Cerchiamo di capire se giungono voci dall'appartamento. Sfondate solo al mio segnale. Uno a destra nella camera da letto e uno a sinistra, dove ci sono la cucina, lo studio e il bagno. Puntiamo sull'effetto sorpresa e su questo baccano che ci dovrebbe coprire almeno all'inizio. Tu, Merceau, con gli altri uomini ti apposti vicino al portone d'ingresso. Dormi, amore. Stai sognando, lo vedo. Forse ho sbagliato tutto. Lui non mi ha mai drogata. Magari mi hanno dato delle analisi sbagliate. Sì, è così. A lei non c'entra niente. È dolce con me, come sempre. Ma cosa fa? Si sta avvicinando? Sembri un angelo. Sei più bella del solito. Peccato doverti lasciare proprio questa notte. Dove sta andando? Perché ha detto peccato doverti lasciare proprio questa notte? È tutto vero allora. Ma io voglio vedere qual è la tua seconda faccia. Ti seguirò. Capito adesso? È uscito da qui, il chiavistello. Ecco che cosa c'è dietro il trompe-l'œil. Che stupida! Dovevo leggerlo nei tuoi occhi quella notte che mi hai trovata qui al buio. Era chiaro che mi ero avvicinata al tuo segreto. Dove porterà? Sui tetti? Stai certo che questa porta io l'aprirò. Sento solo musica, nessuna voce. Merceau, noi sfondiamo. Tenetemi pronti a intervenire.
Voi, al mio via. Uno, due, sfondare! Qui nessuno, nemmeno qui, commissario. Troppo tardi. Iniziò così un folle inseguimento. La Croix che inseguiva Martha la credeva ostaggio, senza sapere che era lei ad inseguire Alain. Un'ombra sul tetto aveva visto ogni cosa. Non deve sfuggirmi in mezzo a questa folla. Devo avvicinarmi a lui, altrimenti lo perderò. Dove vai, Alain? Non è un'altra donna che cerchi. Che bisogno avresti di tenermi soggiogata a te? Quante volte sei uscito come fai questa notte, lasciandomi inerme e sola nel tuo letto? Ma perché? La qua! Martha è laggiù! La vede? Sì, è lei. È sola. Corriamo, dobbiamo raggiungerla. Permesso, fate passare. Si faccia in là. La vedi ancora? Io l'ho persa. Anch'io. Dannazione, qui la strada si biforca. Dritto invece va al Louvre. Inseguiti e inseguitori si trovarono a vagare nei giardini delle Tuilerie. Nessuno ancora sapeva dell'altro. Solo un'ombra sembrava anticipare ogni loro mossa. Il Louvre. Mio Dio, Alain. Allora sei tu, Belphegor. Dimmi che non è vero, che non mi sono innamorata di un mostro assassino. Ma dove va? Dove si sta infilando? Commissario, mi è sembrato di vedere che la donna andasse da quella parte, verso la Senna, ma era sempre sola. Dividiamoci e setacciamo palmo a palmo ogni aiuola, ogni cespuglio. Anche la ghiaia dobbiamo spostare, se necessario. La Croix, dentro al museo sono già allertati, tutto come stabilito. Se deve parlare con loro, li trova sulle nostre frequenze radio. D'accordo, vieni con me adesso. Ma perché Martha non è con lui? La pensavamo sotto minaccia, invece... Cossà, tra l'altro, dov'è? Cosa vuoi insinuare? Niente, mi domandavo solo... Non domandarti più niente e aiutami a cercarla. Sono sicuro che è in pericolo dentro a uno di quei maledetti cunicoli che sono qua sotto. Dove sono finita? Che luogo mostruoso è questo? È tutto buio. Devo togliermi le scarpe per non farmi sentire da lui. Oddio mio, non si vede niente. Solo quel poco che illumina la sua torcia laggiù. Il momento che aspettavo. Meraviglia delle meraviglie. Padre mio, sarai felice adesso se mi vedi di lassù. San Giorgio il drago. Sì, c'è anche la principessa che fugge spaventata. E questo Rubens. È così tenero lo sguardo di Alain. Ma è questo Raffaello il preferito. La Madonna col bambino e San Giovannino, inimitabile. Chi sei, maledetto? Ti ho sentito. Ti troverò anche nel buio. Martha, tu! Ti stupisce vedermi qui? Mi credevi buona buona nel tuo letto? Hai fatto un grosso errore a seguirmi fin qui sotto, lo capisci? Vuoi uccidermi? Sono di fronte a te, puoi farlo. Così potrai fare ciò che tuo padre fece al mio. La tradizione non verrebbe interrotta. Mio padre non uccise nessuno. Avevano un patto loro due. Ti sei mai chiesta perché il professor Diderot sia scomparso nel nulla? Non ti permetto di infangare così la memoria di mio padre. Cosa credi di potermi fare? Peggiori soltanto le cose. Non nominarlo mai più, allora. Guarda, ti voglio far vedere una cosa. La vedi questa? Guarda, te la illumino. Riconosci la calligrafia? Sì, è quella di mio padre. Vedi che non mento. Chi credi che l'abbia data? Ralph Werner, l'uomo che tu e tua madre tanto odiate. Martha, mio padre e tuo erano fatti della stessa pasta. No, non ci posso credere. Non può essere così davvero. Voglio vedere bene che cosa c'è scritto. Fammi vedere. Dammi questa torcia. È lì per terra. Cos'è quella cosa bianca? È uno scheletro. Lo vedi? È uno scheletro.
Oh, sai questo labirinto quanti anni ha? Non fare la furba. Non penserai di distrarmi con quelle quattro ossa. No, lasciami. C'è qualcosa che brilla lì. È un anello. Una fede. Dentro c'è scritto... c'è un nome. Esther. No! Dati! Non farai neppure in tempo a sentire la lama che entrò nella gola. È mio padre. Lascia che lo abbracci. Ti porterò via di qui. Chi sei? Ti avrebbe ucciso alle spalle per tenere alto il nome dei Werner. Ma tu chi sei? Prima ti porterò fuori da questo posto. E lui? Rimarrà qui per sempre. I morti non risuscitano, ma chiamano altri morti. Cosa vuoi dire? Mi fai paura? No, è finita la paura. Giustizia è fatta. Sono certo che il passaggio è qui, Merso. Ti ricordi la maledetta piantina di Carl Foster? Sì, ma abbiamo già battuto ogni centimetro quadrato. Che imbecille! La tenda del barbone. Vuol dire che sotto la pietra... ci dormono in tre questa sera. Guardi, c'è l'altro barbone, quello che diceva che uno gli aveva preso il posto. Hai visto tre persone entrare qui dentro? Ma è piccolo, non vedi? Ci sta malapena una persona, al massimo due. No, no, erano tre. Sono entrati di sotto insieme? No, non insieme. C'era anche una ragazza, non era una di noi, però era vestita molto bene. Capo, sotto gli stracci c'è un buco. Forza, infilati dentro. Due di voi ci seguono. Avete le torce? Lì c'è il buio totale. Sì, andiamo avanti noi allora. Da quella parte. Mi sembra di aver sentito come un lamento. Sì, commissario, adesso è più vicino. Marta, accompagna io tuo padre a nascondere questi quadri. Rischiamo la vita perché le sentinelle tedesche quasi si accorsero di noi. Ma alla fine ce la facemmo. Perché sei così sicuro che mio padre fece questo per conto di Werner? Perché ero in casa vostra l'ultima volta che Werner venne a trovarlo. Ricordo come mi guardò. Mi misi dietro la porta ad ascoltare. E dopo? Il professor Diderot, tuo padre, uscì con quel nazista. Erano diretti qui. Subito dopo io venni prelevato e deportato ad Auschwitz. Non mi chiedere però perché sono vivo. Non te lo chiederò, Dominic. Ma che cosa ne farai di questi quadri quando saremo fuori di qui? Posso rispondere con un'altra domanda? Ti fidi di me? Mio padre si fidava di te. E anch'io mi fido. Perché piangi? Ci siamo, commissario. C'è una botola aperta. Quel gemito viene da qui dentro. Scendiamo, ma con molta attenzione. Potrebbe essere una trappola. È qui! Giralo piano. Voglio vederlo in faccia. L'aspettavo, la crua. Ci eravamo forse dati appuntamento? Lei continua a non credermi. Pensa che mi sia ferito da solo alla spalla. Che mi sia messo da solo questo bavaglio. Io penso che lei sia capace di tutto, signor... come la devo chiamare? Gossard? Werner? O preferisce Belfagor? Le suggerisco di seguire la sua Marta con i quadri. La troverà in buona compagnia. Marta? Ha detto Marta? E di quali quadri parla? Ne scatenerò l'inferno addosso. Stia certo invece che questa volta ci spedirò lei. Fu così che mi trovai nella Guyana francese a scontare la mia pena in questo penitenziario putrido e disumano da cui non ho speranza di uscire mai più. Sì, avete capito bene. Sono io, Alan Werner, o Alain Gossard, se preferite. Ma gli altri detenuti mi chiamano Belfagor. Volete sapere come andò a finire quella lunga storia? Sensazionale! È Alain Werner, il fantasma del Louvre! Comprate Paris Soir! Tutti i particolari della cattura! Senta qui, capo. Il feroce assassino che si muoveva nei sotterranei del museo travestito da Belfagor è il figlio di un ex gerarca nazista. Viveva sotto il falso nome di Alain Gossard ed era la prima firma dell'autorevole quotidiano Le Figaro, dalle cui colonne raccontava le efferatezze che compiva durante la notte.
Il commissario Léon Lacroix e la sua squadra, capitanata dal tenente Merceau, che da mesi era sulle sue tracce, lo ha catturato mentre cercava di entrare nel museo attraverso una fitta rete di cunicoli sotterranei fino ad oggi sconosciuti, eccetera, eccetera. Beh, adesso rimane solo da chiarire... Commissario Lacroix, chi parla? Ah, bene. La ringrazio, ha fatto bene ad avvisarmi subito. Chiamerò personalmente il direttore. Oggi qualcuno ha depositato un pacco alla Fondazione Wiesenthal e poi se n'è andato. Dentro c'erano 3 quadri di inestimabile valore, 2 Raffaello e un Rubens. Lei pensa... Un tempo appartenevano a famiglie ebree, ma con le deportazioni... La Wiesenthal vuole che siano conservati nel Museo del Louvre. È una gran bella giornata, commissario. Rimandiamo a domani gli altri quesiti insoluti. Quali quesiti? Il caso è chiuso. Il caso è chiuso? Io, Alan Werner, fui accusato dell'omicidio della guardia Antoine, del tentato omicidio dell'agente speciale Ducré, che per mia colpa non riprese mai più la favella, e di un infinito elenco di reati minori. Visti a distanza di anni, tanto minori poi non mi sembrano. E ancora mi sogno la notte lo sguardo atterrito del povero Antoine, prigioniero nella mia tana. Di Marta non seppi più nulla, perché mai risultò il suo nome coinvolto in quell'ultima drammatica notte. Spero solo sia riuscita a dimenticarmi. C'è un'unica cosa. Non uccisi Carl Foster, anche se ne pago la colpa. Al suo assassino io dico: prima di morire ti troverò. Belphegor ritornerà. Alan Werner, un anno di cui ho perduto memoria. Guyana francese, isola del diavolo. Il ritorno di Belphegor. Di Antonella Ferrera e Cinzia Tani. Con Massimo Lodolo, Francesco Pannofino, Emanuela Rossi, Manfredi Aliquò, Stefano Miceli, Alberto Caneva, Riccardo Rossi, Lorenzo Acquaviva, Marco Gargiulo. A cura di Emma Caggiano. Realizzazione sonora Francesco Vallerani. Consulente musicale Marco Pons de Leon. Musiche originali Alessandro Molinari. Regia Italo Moscati. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.